Noi oggi siamo qui a fare una doppia operazione. La prima è fare in modo che la memoria di Mario D'Aleo non si perda in questa città, come non si deve perdere la memoria di tutte le persone in divisa, di tutti i cittadini che fanno il loro dovere e che sacrificano la vita per questo impegno. È una realtà che fa parte di quella operazione di memoria senza la quale non c'è nessuna dignità, nessuna speranza di futuro. Se non c'è il ricordo, se non c'è la capacità di tenere sempre a mente gli esempi, non c'è nessun messaggio da dare ai giovani, non c'è nessuna idea da rilanciare verso il futuro. Ma siamo anche qua a dire che il gesto vigliacco di chi ha offeso la memoria, di chi probabilmente non sapeva nulla di D'Aleo e magari pensava chissà che cosa, ecco, quel gesto vigliacco non può non essere.